Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, è appena arrivato questo pacchetto di Astra Makeup che ero curiosa di aprire. Quindi, anche se oggi non avrei dovuto registrare il video, registriamo il video perché devo assolutamente aprirlo, visto che è ancora chiuso. E sono curiosa perché credo di sapere cosa sia, ma non penso che sia tutta la nuova linea, ma solo alcuni prodotti. Quindi sono curiosa di vedere assieme che cosa contiene in realtà. E quindi, anche se non devo registrare, oggi luci e registriamo. Allora, lo apriamo come al solito così, perché io come sempre è chiuso e non mi scordo di prendere le forbici. Ma tanto distruggo un po' la confezione, ma si apre. Esatto. Mi aspettavo alcuni di questi prodotti e buttando l'occhio così credo che siano, tirando fuori tutto, quelli più adatti al mio tipo di pelle e preferenze. Allora, cosa vi mostro? Vi mostro la nuova linea Pure Beauty, quindi una linea minerale ed è con leggera, soprattutto con in questo caso il 90% di ingredienti d'origine naturale ed voglio provarla, devo provarla, sono curiosa. Allora, prima cosa che vediamo cipria, correttore, rossetto, scusate, non ve l'ho fatta vedere, palettina e fissante Extreme Fixing Spray. Allora, andiamo in ordine. Partiamo con il correttore, che è questo, idratante rimpolpante con burro di karité e proteine della soia. Amo, apprezzo, complimenti. Etichetta ambientale, guardate, c'è il codice QR, voi lo scannerizzate e c'è la lista degli ingredienti senza dover mettere le etichette in carta. Ecco, già questo. Ah, il colore è lo 02. Vediamo. Allora. Ci sta, vedete? Ci sta, ci sta. Il 2 è il medio. Un profumo leggerissimo. Poi andrei a questo punto con la palette. Ah, Glow Garden Face Palette, la palette per il viso. Con due illuminanti e un blush. Sto cercando di aprirla. Ok, uno più sul champagne, uno più dorato e il blush. Ma adesso li guardiamo tutti. Allora, bello. Bello. E questo è il blush. Molto delicato il blush satinato. Allora, vediamo un po'. Partiamo dal primo, che è un illuminante. Bello. Il secondo. Bello. E il blush è delicatissimo. Blush è questo, quasi non si vede. Questi sono gli illuminanti. Molto belli. Semplice come palette, carina, però è nel suo insieme è completa. Poi a questo punto andiamo con la cipria e torniamo al Pure Beauty. Questa è la Mineral Banana Powder. Cipria è in polvere. Fissa il make-up e illumina le zone scure, 90% di ingredienti di origine naturale, con olio di argan, fissa e leviga, colore universale. Ok, adesso andiamo a cercare la linguetta per aprire questa confezione, che non troverò mai. Io cercavo una micro linguetta e invece c'è un'apertura enorme, eccoci qua. Ecco,
Allora, le cipre in polvere, quando io tiro fuori questa cosa qua che serve per proteggerla, me la spatascio sempre ovunque, come in questo caso. Va bene. Andiamo alla polvere. Beh, non si può dire che non ci sia polvere. Eccoci qua. Bella, bella, fine, opacizzante, bella. Bella, bella. Anche il mio tavolo apprezza, i miei pantaloni apprezzano. Bella, no, scherzi a parte. La metto su una zona qui. È bella, fine. Senza profumo. E vediamo adesso come si comporta, ma per adesso devo dire che è bella. Scusate, ma la chiudo perché se no andare a fine video come minimo arriva va a finire qualche altra parte. Poi andiamo avanti con questo che è il Acqua Lipstein Natural Tattoo Effect, estratto di pera, uva, mandarino e mora, acqua di Amamelis numero 01, quindi deve essere una tinta labbra e che è particolare. Molto particolare, molto particolare, quasi un effetto bagnato. Adesso aspettiamo. Buono il profumo. Adesso aspettiamo e vediamo quando asciuga come diventa. Intanto andiamo avanti con questo che è la linea Ritual invece, Extreme Fixing Spray, Spray Makeup Extra Fissante, classico. Serve sempre. Allora andiamo avanti, vi ho detto il numero, questo è lo 01, eccolo qua. Che è sorbet, scusate, ecco, perché stavo aspettando che si asciugasse. Ancora un pochino appiccicosetto. Aspettiamo ancora un attimino e intanto vado a recuperare i pantaloni. Puliamo tutto. Ok, mo si è asciugato. Bello, sapete che è bello? Non fa spessore sulle labbra. Non sento lo spessore. Ci può piacere. Questa la metto subito sotto test perché è molto bella, molto delicata, molto, molto delicata e mi può piacere. Allora, adesso a voi. Fatemi sapere quali sono i prodotti che vi hanno intrigato di più. Io devo dire che la nuova linea Pure Beauty mi è piaciuta tanto. Il correttore non mi aspettavo, invece è fedelissimo. La tinta deve essere una vera scoperta. E la cipria, quella che è andata ovunque, piace. La sento proprio leggera sulla pelle, ma opaca. Il fissante va sempre bene. E questa palette, dicevo, va bene, la palette classica. E invece, vista così, mi piace. Cioè, un illuminante più leggero, uno più luminoso ed è il blush che si vede e non si vede alla fine. Alla fine, e dicevo sì, va bene, classica, comoda, ok, e invece utilizzandola, stando qua del tempo con questa, e dico, oh, mi piace. Ah, qua i colori sono Crazy Citrus, Simbra Champagne e Clementine il blush. Esatto, proprio come ho detto. Quindi riscoperta. E niente, vado a pulire tutto. Fatemi sapere se vi incuriosisce qualcuno di questi prodotti, quale vi intriga di più, la tinta per me soprattutto. E io vi do appuntamento al prossimo video, ma non prima di aver ringraziato le ragazze di Astra Makeup perché hanno selezionato esattamente i prodotti che mi potevano piacere. Quindi, come sempre, precisissime e grazie a tutte. Al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!